Sono 27 le attività economiche sospese dalla prefettura tra le 317 pervenute al 3 aprile. Altre 23 sono state inviate alle prefetture che sono competenti territorialmente e 57 archiviate perché ricomprese tra quelle già autorizzate dalle disposizioni. Ai fini dell'istruttoria il gruppo si avvale del supporto dei rappresentanti della Camera di Commercio, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Consulta delle associazioni datoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali. Tutte le forze dell'ordine, sotto il coordinamento della Prefettura, continuano ad essere impegnate nelle attività di controllo del territorio per garantire il rispetto delle disposizioni intese a contrastare la diffusione del Covid-19, prorogate, come sappiamo, fino al 13 aprile. Il dispositivo in campo è stato condiviso dal Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è svolto il 10 marzo. Dal 12 marzo sono state controllate complessivamente 29.117 persone, alle 1.234 delle 1.392 persone sanzionate dalle pattuglie della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza è stata contestata la circolazione in assenza di comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute, procedendo in molti casi a denunce penali per altre condotte, come per esempio per avere falsamente attestato fatti e circostanze nelle autocertificazioni esibite o dichiarate una falsa identità. Sono state anche controllate complessivamente oltre 15.000 esercizi commerciali. Nei confronti di 51 dei 58 sanzionati, poiché non avevano provveduto a sospendere l'attività in violazione alle disposizioni emanate per l'emergenza sanitaria, il personale della Questura, i Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno contestualmente disposto l'immediata chiusura per impedire la prosecuzione o la reiterazione della trasgressione. Per questa ipotesi la Prefettura ha già adottato 13 provvedimenti di sospensione con effetto dalla data in cui saranno revocate le misure di sospensione per motivi sanitari e è in corso all'istruttoria per i restanti 45 procedimenti. Il prefetto Scaduto vuole ringraziare donne e uomini delle forze di polizia che stanno assicurando il rispetto delle misure di contenimento del contagio epidemiologico e un rinnovato appello al senso di responsabilità dei cittadini, tutti a restare a casa, è lo strumento principale di autoprotezione ma è anche il modo migliore per testimoniare la gratitudine a tutti coloro ai quali si stanno adoperando per la tutela della salute pubblica, negli ospedali, su strada, nelle filiere produttive e commerciali essenziali, nel volontariato, nelle istituzioni.